Che dire, intanto il benvenuto credo vi sia stato già dato e ve lo rinnovo anche a nome dell'istituto. Sono molto contento di questa giornata, non lo dico solo per dovere d'ufficio, lo dico per convinzione, perché secondo me è una giornata importante sia per il lavoro che è stato fatto e perché siamo riusciti a mettere in poco tempo a frutto insieme come sistema una serie di dati importanti che danno anche l'idea di un impegno quali quantitativo del sistema su questo settore, che è un settore cruciale, inutile che ce lo nascondiamo, insomma, i controlli ambientali sugli impianti AIA-Seveso, al di là dei numeri che vedrete, insomma, i dati parlano di quasi complessivamente di oltre 7.000 impianti nel territorio italiano. È chiaro che rappresentano la spina dorsale o una delle più importanti arterie del sistema produttivo nazionale. E in questo il nostro compito è quello che diciamo molto semplicemente si può racchiudere nel senso di fare in modo che queste situazioni industriali che insistono nella dorsale più importante del paese siano compatibili con l'ambiente, con il sistema di controllo e di tutela ambientale che in qualche modo noi siamo chiamati a rappresentare da un lato e ad attuare dall'altro. Quindi è una giornata importante non solo perché si raccontano i dati che forse sulla carta sarebbero anche piuttosto noiosi. Adesso, insomma, quanti controlli abbiamo fatto, quante prescrizioni abbiamo dato. Credo che ci siano due dati che secondo me vale la pena un attimo evidenziare. Il primo è relativo al, credo che oggi, insomma, sarà fatto un punto della situazione, ma credo che come operatori noi dovremo continuare a lavorare affinché questi controlli abbiano dei caratteri di continuità nel tempo e sul territorio nazionale. Ci sono ancora alcune situazioni un po' a macchia di leopardo. Questa è una situazione come sistema, perché questa è una situazione che noi affrontiamo, gestiamo e risolviamo come sistema, non credo ce lo possiamo permettere. E quindi mi auguro che da questo convegno vengano anche degli spunti, da questa giornata vengano degli spunti utili per come affrontare e risolvere, diciamo, alcune situazioni che abbiamo e che sappiamo essere un po' di difficoltà per rendere questi controlli sempre più costanti, omogenei e coerenti all'interno del territorio nazionale. Dall'altro, io credo che non si possa guardare i risultati in termini di soddisfazione se li guardiamo solo dal numero delle violazioni commesse e quindi dei reati che abbiamo segnalato. Io credo in una funzione di controllo e di tutela ambientale che da un lato, l'ho detto anche ieri in audizione alla bicamerale sui rifiuti, consenta di reprimere duramente quelli che sbagliano, anche con le segnalazioni all'autorità giudiziaria, ma che il paradigma complessivo dei controlli debba essere visto anche in un'ottica di accompagnamento, diciamo, delle imprese e anche dei cittadini verso queste realtà, senza per questo perdere il punto di vista fondamentale che è la tutela dell'ambiente come scopo della nostra azione e come, diciamo, risposta alle domande che i cittadini ci fanno. Quindi è un punto di arrivo la giornata di oggi, ma è anche un punto di partenza per dare a noi, io Marchesi, insomma, i direttori, i colleghi delle ARPA presenti, anche delle chiavi di lettura per come rendere, ripeto, sempre più coerente e costante questa azione di controllo che si inquadra perfettamente nel tenore letterale, nello spirito della 132, che resta, diciamo, anche il faro della nostra azione come sistema. Quindi, diciamo, intanto ringrazio anche l'amico Giuseppe Lopresti, la sua presenza qui, testimone anche dell'importanza di questa giornata e del rapporto che su questa materia deve essere assolutamente stretto col Ministero. Qui non è più, diciamo, qui non mi piace più il termine ministero vigilante, è molto brutto e dà un'idea che non è in questa materia, secondo me, coerente e vera. Qui si tratta di mettere insieme un sistema di cui il ministero è parte importante, fondamentale,
che consenta appunto di esprimere al meglio le capacità che abbiamo e che tuteli al massimo livello possibile l'ambiente come valore assoluto per tutto il paese. Questo era un po' il messaggio che volevo darvi. Credo affronterete anche dei temi rispetto a, come dire, che noi stiamo già affrontando anche come Consiglio nazionale, quello, diciamo, delle qualifiche di ispettori, che è un tema che in qualche modo a noi, che come Consiglio ci impegna, ed è anche una delle primissime azioni che abbiamo effettuato, che abbiamo fatto come appunto SNPA. Affronterete anche il tema della qualificazione dei colleghi e anche il tema, che per quanto ci riguarda è un tema importante, della necessità di implementare il numero di persone che all'interno delle nostre agenzie e del nostro istituto, del nostro sistema, fanno questo tipo di attività, un numero che deve essere compatibile ed adeguato alla sfida che abbiamo davanti. Il tutto in un quadro ovviamente di risorse economiche, del quale poi avremo modo di parlare, credo il Presidente lo abbia già detto, ma insomma su questo assicuro che ci sarà una linea di continuità assoluta anche all'interno, diciamo, del sistema. Mi fermo qui, mi scuso ancora per il ritardo, però ero arrivato veramente puntuale, devo dire, da voi, ero puntualissimo, ma l'ho visto, cioè, ma lei... Va bene, grazie e buon lavoro.